Antonino Burrafato era un vice brigadiere di quella che all'epoca non si chiamava ancora polizia penitenziaria. Lavorava all'ufficio matricola del carcere Cavallacci di Termini Imerese. Uomo delle istituzioni, ligio al dovere, il 29 giugno del 1982 fu ucciso in un agguato mafioso voluto da Leoluca Bagarella, il cognato di Totò Riina, che si vendicò perché Burrafato gli aveva notificato, mentre era ancora rinchiuso in carcere, un'altra ordinanza di custodia cautelare, cosa che impedì al boss di potersi recare al funerale del padre. Glielo promise Bagarella che si sarebbe vendicato, lo fece ammazzare. La storia di Nino Burrafato è una delle tante storie di vittime innocenti dimenticate che non hanno le luci dei riflettori e la solennità delle commemorazioni alla presenza dei vertici dello Stato. A rinverdire la memoria ci pensa dunque il figlio, Totò Burrafato, ex sindaco di Termini Imerese, che ieri, nell'ambito della rassegna Restart, che si è svolta al resort Bono Vacanze, ha presentato il suo libro dedicato alla tragedia del padre, dal titolo Tutta un'altra storia. Intervistato da Giuseppe Recca ha parlato di quella tragedia, di come questa ne abbia segnato la vita a lui e al resto della famiglia. Durante il lockdown ho messo insieme parte dei miei sogni, parte delle mie fantasie con il portato della mia vita, che si basa su due fatti importanti che l'hanno segnata profondamente. Da un lato la scomparsa di mio padre a 16 anni, vittima della mafia, e dall'altro lato l'esperienza di fare il sindaco di Termini Imerese. Fare il sindaco della propria città è la cosa più bella che possa capitare per chi fa politica. Le commemorazioni sono sempre delle tappe importanti sul lungo cammino della memoria, però è pur vero che bisogna far crescere una consapevolezza della società civile, delle varie comunità, che questa battaglia la possiamo vincere soltanto se riusciamo ad affermare il principio che i diritti non possono essere contrabbandati come dei favori. Insieme a Totò Burrafato, anche l'ex procuratore capo della Repubblica e cittadino onorario di Sciacca, Dino Petralia, ex capo del DAP. Vengo per la presentazione di un libro che ho già presentato, che ho letto, riletto, e questa volta è la terza volta già che leggo questo libro, che mi collega anche alle mie ultime funzioni, perché da capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono stato il capo della Polizia Penitenziaria, oggi si chiama così. All'epoca il papà di Totò Burrafato era un agente di custodia. Era un vice brigadiere degli agenti di custodia, così si chiamava il corpo. Quindi per me è doppiamente un'occasione felice, perché mi consente anche di ricordare qualcosa che mi è appartenuto e tutto sommato mi continua ad appartenere, perché poi le cose non si scordano. E il primo amore e l'ultimo amore non si scordano mai. Tra le cose che le sono appartenute anche l'ufficio di procuratore capo di Sciacca, lei è anche cittadino onorario di questa città. Cosa significa tornare qui? Beh, per me Sciacca è la mia seconda patria, o la mia, come dire, patria al pari della prima. E io sono stato passato la bellezza di 15, quasi 16 anni a Sciacca, prima come giudice istruttore, nel vecchissimo palazzo, e poi, dove ogni tanto ritorno, entro e giro anche gli uffici comunali per cercare di capire dove erano i posti su cui camminavo e su cui svolgevo la mia attività, e sono riuscito a trovarli. C'è stata anche persone che mi hanno riconosciuto e mi hanno fatto da cicerone per farmi vedere le vecchie stanze del tribunale. Ma torno sempre con la contentezza di trovare un ambiente che per me è stato formativo e mi ha consentito veramente di maturare e di poter fare tutto quello che ho fatto dopo.